Ciao, 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 gnocchi da panico. Allora, oggi è il 30 di novembre e noi dobbiamo fare la maratona di The Walking Dead perché ci tolgono tutte le serie. Quindi questa è la tragedia più grossa che esista sulla faccia della Terra. Siccome Aline è corso al bagno, io ho questi 5 minuti per girare il video. Questo video lo voglio girare innanzitutto perché era 2 giorni che non giravo, avevo messo solo video vecchi e quindi mi mancavate troppo. E ho deciso di farvi questo video perché innanzitutto me l'avete richiesto e perché vi voglio dare le mie opinioni al riguardo. Allora, non so come metterò il titolo, adesso mi metto più vicina. Dunque, vi voglio mostrare tutti i rossetti, mortaccini come le chiama lei e mocaccini come le chiamo io, che mi ha mandato la mia Giorgia. Giorgia, Giorgia. E stamani sono arrivati due di Francesca. E non potevo non. Sono truccata proprio sciallissima. Avevo il rossettino Jeffree Star, ma ho detto me lo levo perché. E poi, ecco, se volete c'è anche questa. Sto scherzando. E quindi, ok, i miei bambini stanno di lusso. Cominciamo perché. Allora, la mia Giorgina, come sapete, mi ha mandato tutti questi mortaccini perché lei, essendo molto chiara di carnagione, non li usa. Invece per me sono il colore più fantastico di sempre, cioè questi sono tutti i pelosini della Wish che ora vanno a 1 euro. Me l'ha regalato Francesca e io ne avevo già comprati due, però mi devono ancora arrivare, quindi vediamo un attimo se abbiamo comprato gli stessi. Io pensavo comunque che fossero a Reggiseno, però ho preso una collaborazione con Zaful, che vedrete quanto è figa questa cosa, e vediamo se riesco a togliere magari senza fare troppo casino. Ci credo poco, vediamo. Devo sfruttare tantissimo, cerco di sfruttare la luce naturale perché purtroppo il tempo è quello che è. E la luce naturale non c'è mai, questa bellissima luce, e quindi devo cercare di sfruttarla per quello perché altrimenti. Quindi non ho ciglia finte e tutte mi dite di non metterle perché nel video, come l'avete visto, ce l'avevo comunque. Allora, cominciamo! Un ringraziamento speciale a Giorgia. Voi mi dite delle aziende, ma io non ho bisogno delle aziende perché ho le mie cie che mi mandano i vostri, i loro i regali e quindi sono a posto, ma chi se ne. Allora, lei mi ha mandato tutti questi mortaccini. Allora, mi ha mandato pure un blush della Sleek. Ed è Sara, il numero 934. Oh my gosh. Ve lo faccio vedere perché merita bestia. Allora, quindi la sua letterina naturalmente. Cominciamo con i pezzi forti. Allora, innanzitutto mi ha mandato 3 Nabla. Sono i miei primi Nabla, io vorrei prendere Anarchy, adesso vediamo un po' se riesco, vorrei fare un ordine cumulativo con qualcuno e non sono ancora riuscita, vorrei prendere Anarchy, però mi scoccia troppo spendere 15 euro di lip più 6 di spedizione, praticamente cioè, lo pagherei una sassata sto lip, e quindi ho detto vediamo un attimo, altrimenti guarderò di fare un ordine più qua quando mi arriva due soldini. Allora. Ah, ok, mai provati, mai provati. Dunque, io cercherò di darvi comunque un'idea un po'. Allora abbiamo Stronger, Middle Karma, perché come tutti fanno, yeah, strong, beautiful, good. Ma io non lo faccio, non perché, perché non so parlare inglese. Qualcuno dice, ma è possibile che uno in 5 anni non abbia imparato niente? Se uno in 5 anni ha fatto come me e tutto è andato all'infuori a scuola. E poi abbiamo Coco. Allora, vi faccio vedere. Questo è Middle Karma. Allora, sono secondo me anche dei colori che cambiano molto a seconda della carnagione della persona. Allora. Questo è Middle Karma. L'ho fatti proprio con la luce naturale perché appunto la luce naturale avrebbe enfatizzato i colori nel modo giusto. Middle Karma. Poi abbiamo Strong. Abbiamo Aline che è al bagno e ascolta la musica. Stronger, che è questo. E poi abbiamo Cuckoo. Allora, Stronger mi piace molto perché ha questo sottotono leggermente grigiastro. I colori che piacciono a me.
hanno questi sottotono. Cazzo? Hanno questi sottotono grigiati. E secondo me sono favolosi per quello. Comunque, e poi abbiamo Cucù. Allora, questi sono i miei tre colori di Nabla. Io vi dico quello che penso. Allora, a parte l'odore che è sublime, Nabla, secondo me, sono dei prodotti che costano 14,90 euro, mi sembra. Il pallino è qui, Cami. Ce la puoi fare? Questi 14,90 euro, devo dire che come prezzo per un lip non sono malvagi. Però devo essere sincera. Allora, la scrivenza è tantissima, perché hanno un'ottima ottima scrivenza e un'ottima durata, e una buona durata. Devo anche dire che per quanto siano stati osannati, non so se è una questione di colori e di colorazioni, alcuni tendono leggermente a migrare sulle labbra perché hanno una consistenza molto liquida. Comunque sia più liquida rispetto a Coco, per esempio, che è favoloso, va dato secondo me molto piano, quindi prima internamente e poi leggermente esternamente, perché purtroppo quando la consistenza del lip diventa un po' troppo liquida, il prodotto purtroppo tende ad evacuare per la faccia, ad evacuare, ad emigrare, e questo poi diventa un problema, perché per chi non ha le labbra troppo carnose come me, magari chi ce l'ha carnose parte dal basso e poi piano piano si stende sul viso. Sì, sul viso, la, spennelliamo il lip. Si stende sulle labbra, però comunque sia per un 14,90 euro, diciamo che io gli do un 8,5. Poi abbiamo il nostro Mulac, che era quello che avevo prima sulle labbra, e naturalmente è Vanguard. Allora, innanzitutto, a differenza appunto di loro che hanno, vedete, hanno, perché più il bastoncino è corto e più il lip si dà bene, perché vi appoggiate con il ditino. Vanguard, allora, cosa dire di Vanguard? Io l'ho desiderato tantissimo. Eccolo qua, questo è Vanguard. Anche durante la stesura, quando stendete il prodotto, si sente proprio sia il movimento del pennelletto che il suono che fa il prodotto stesso. Sembra una cazzata, ma invece non lo è. Allora, questo è Vanguard. Perché io l'avevo accantonato subito appena visto? Perché io mi ricordo, ditemi se mi sbaglio, che Vanguard ai suoi tempi, quando comunque piaceva a me, era sì, con il sottotono del grigio, ma era uno speciale viola grigio, cioè era un colore molto molto acceso viola grigio. Allora, io ho la vecchia formulazione dei nostri Velvet Ink, sempre regalati da una cica, ed ho rosso, come lo ricordo, il rosso, il nude e un altro colore, o forse due, non ricordo. Allora, il vecchio nude che avevo io sulle labbra scompare in tempo zero, non so se è colpa appunto che è un nude. Mentre il rosso ha una tenuta leggermente più forte, ma comunque qui vi presento Giovanni che sta venendo fuori e sta crescendo veramente in fretta. E hanno una tenuta abbastanza leggera. Comunque non parlo della vecchia formulazione perché è tantissimo e non le uso. La nuova formulazione, a prescindere che secondo me il colore, ora che lo rivedo, è questo forse, però mi sembrava un po' cambiato. La nuova formulazione è buona perché comunque, nonostante sia liquida come questi, ha una texture sì più liquida però più porosa. Secondo me, quando lo andate a stendere, poi vi si aggrappa comunque alle labbra. A me non si disperde assolutamente e devo dire che ha davvero un'ottima durata. Non so appunto se durano più in Nabla o questi. Vi vorrei fare una prova su strada, un vlog on the road, che io le chiamerò così, fatemi sapere se vi può interessare, perché secondo me durano più i Mulac dei Nabla. Comunque io gli darei un 9, perché devo dire che a partire dal colore a me mi sono piaciuti tantissimo, forse dei colori un po' troppo banalotti, però quello, buoni, mi piacciono moltissimo. Allora, poi veniamo a
la delusione più grande. Allora, questo qui è il primissimo lip di Kat Von D che io ho. Io non ho lip di Kat Von D, nonostante avessi palette di Kat Von D da una vita. Questo è Blowing Arrow. Allora, innanzitutto, questo popò di coso lungo, già questo non va bene, perché si fa molta fatica a darlo. Questo è Blowing Arrow. Allora, un'altra cosa che vi dico, ragazze, i nude tendono comunque a sparire, nel senso, è una colorazione che facendo parecchio non fa troppo attrito con il colore delle labbra, tende veramente, il nude tende a scomparire. Comunque questo è Blowing Arrow, come vedete, a differenza degli altri che sono freddi, i primi due sono un po' più caldi e quindi a me colori freddi a palla. Cosa dire di questo lip? A parte il packaging che è favoloso, veramente molto molto bello ed ha anche parecchio prodotto, io non avevo mai avuto il lip di Kat Von D. Ora, tutti dicono che sono dei buoni prodotti, io ho avuto delle recensioni molto diverse, dei commenti diversi sotto i miei video. Ragazze, a me questo non dura niente. Io non li ho provati con sotto varie cose perché non serve a niente, comunque sono dei lip lover che dovrebbero rimanere un sacco. E invece non rimangono una minchia. Questo specialmente non rimane. Io vi dico quello che è secondo me. Questo non rimane secondo me perché è un colore nude e quindi tende veramente a scomparire sulle labbra, secondo me. Io non ho altri colori. Spero di riuscire, vediamo se riesco a provarne, a testarne qualche altro. Però sono molto indecisa perché, appunto, avendo avuto questo risultato con questo, mi scoccerebbe buttare dei soldi, come ho buttato i soldi nel Dior. Che poi comunque ve lo metto. Allora, niente, devo dire che comunque a me non è durato mai nei tester per mangiare. Spesso la mattina l'ho messo e non mi durano, cioè purtroppo non dura. Io fatemi sapere se secondo voi è questione di colore, perché comunque quando lo andate a stendere è molto meno liquido degli altri, quindi dovrebbe avere comunque una presa migliore. Non si dispande per la faccia, però ragazzi, sto cacchio di Blowing Arrow a me non dura niente. Poi il pezzo meglio è lui, che è il Color Drain. Io ho l'altro che è Stronger e questo è Marshmallow. Stronger è il colore più bello che io abbia mai avuto di lip. Questi sono dei lip che comunque costano su una ventina di dollari, ma ragazze, le valgono ogni minimo centesimo o centellinato proprio. Allora, questo è Marshmallow. Cavolo, Aline ha finito, mi devo muovere. Come vedete, la tonalità di colori è quella, cioè a me piace questi. Cioè. Questo è Marshmallow. Allora, colore. Allora, a questi io gli do così la non sufficienza. Fatemi sapere qualcosa. Loro prendano un 10. Sono delle tinte che durano tantissimo, vi reggono tanto sulle labbra, non strabordano, non hanno bisogno di matita. Una volta stese, poi rimangono. Qualità prezzo è buonissimo, cioè secondo me sono veramente il top del top. Non ho altro da dire, veramente, cioè sono il top. Tutte queste tinte sono molto buone sulle labbra, molto confortevoli, non sono appiccicose, comunque sono delle formulazioni buone. Ho Ci chiudo, finito. ci chiudo, ci Ho chiudo. finito, eh? Vado a portare fuori Ugo. Perfetto. Niente con gli altri. Come mai ora? Così. Non ci si fa tu. Ok, gli ho detto stiamo facendo la maratona, lasciami una sigaretta però, Però ok? sono anche 10, 15, 20, Quando ci siete voi deve fa l'amoroso, ma non è così, sto scherzando, sto scherzando. La picchia Sto tutto il giorno, scherzando. da quando si sveglia cazzotti, pugni, buona, bava. Allora, il top del top del top. Allora, visto che lui porta fuori Ugo, vi faccio il video di tutti i marroni che io ho adesso, che purtroppo sono un settimo delle mie tinte labbra e mi verrebbe da piangere, però purtroppo queste ho e queste faccio. La bruciatura comunque è migliorata tantissimo. Quindi, non c'è niente da dire su queste tinte, sono il top del top. Oh yeah! Detto questo, sono rimaste tre che mi ha mandato. Allora, mi ha mandato due di queste che sinceramente mi hanno un po' stupita. Allora, sono della Neve Cosmetics e sono i Vernissage Natural Gloss. E io appena le ho visto i gloss ho detto che cacchio. E invece lei mi ha spiegato, guarda, mi te l'ho mandati. Ciao.
Perché? Te l'ho mandati perché sono dei gloss che comunque hanno una scrivenza pazzesca e questo è vero. E devo dire che oggi Franci mi ha mandato il metal, naturalmente la copia di Jeffrey, metallizzata quella blu e vi devo dire che le sto un po' rivalutando. Non mi piacciono i rossetti, però queste tinte un po' particolari c'è posta. Allora, noi abbiamo qui, che non c'è scritto, allora, questo è il Night of Samortage, questo è Blessed Soul Nightmare. Allora, vi faccio vedere, l'applicatore è fatto in questo modo. Vediamo se riesco a mettervi lì. Eccolo qua, cioè, guardate quanto cacchio scrivono. Devo dire che sono rimasta molto piacevolmente colpita. Io neanche conoscevo sinceramente questi prodotti. E questo invece è l'altro rosso. Guardate qua. E questi sono i neve. Allora, io l'ho utilizzati e devo dire che non sono per niente abituata ai gloss. E non essendo abituata, faccio fatica perché comunque io non sono abituata ad avere dei prodotti. Non ho fatto raglie di nessun tipo, non ho pippato nessun tipo di sostanza. Ma sono così oggi perché sono stata giù parecchio in questi 2 o 3 giorni, uno per il tempo perché sono meteoropatica a palla e poi il pensiero di Axe in questi giorni mi ha mangiato la testa e quindi purtroppo oggi che sto un po' meglio e mi sono un po' ripresa comunque. Allora, e devo dire che per essere dei lip, sicuramente no, ditemelo voi perché non li ho mai usati i lip gloss, io credo che abbiano comunque una durata più blanda rispetto alle tinte, anche per questo, perché comunque non si seccano, non si stampano sulle labbra e di conseguenza la durata è molto molto minore. Però devo dire che mi hanno stupita, le porto molto volentieri perché comunque sono due colori che mi piacciono molto e quindi forza, forza, forza. E poi abbiamo della ColourPop una matita che è la 5 in debuff. Allora, invece questa... Eccola qua. A parte il colore, tendenzialmente non lo amo, però devo dire che mi si è bloccata la lingua. Devo dire che mi è piaciuta tanto, però non lo so, ecco, l'ho portata per un paio di volte perché sinceramente avevo altri colori da indossare, non è stata la mia priorità. Però devo dire che nel momento in cui l'ho data, non si vede sulle mie labbra, non so se è una questione che è molto simile alla mia colorazione, però sinceramente non so quanto costano, ma non so se comprerei un prodotto così. Ora veniamo agli altri due prodotti che mi ha mandato Francesca stamani e poi cerco di raggrupparvi un attimo i marroni che ho, o i mortaccini, e poi finiamo. Stamattina mi ha mandato un Francesca pacchetto, un pacchetto Francesca, Francesca Wiesel, che comunque vi lascio nell'info box del suo canale, perché Franci ha un canale e vi devo dire che è una ragazza davvero corbacio, non è la classica youtuber bacchettona o comunque più che bacchettona, veramente, guardate, io c'è una ragazza che amo, perché comunque conosco. Cioè, che aveva un canale che naturalmente poi è cresciuto secondo me grazie alla sua furbizia e non ad altro. Però sono veramente delusa perché fa dei video che sono pessimi, lei non si sa truccare, eppure è riuscita ad andare avanti, è riuscita... Allora, io gli voglio bene comunque, non gli voglio bene perché non vuoi bene alle persone che vivi. Però devo dire che è una persona che comunque rispetto tantissimo, però veramente mi viene da dire, ma ragazzi, cosa si fa qui su YouTube? È come la mia sorellina, Sore, che mi ha detto che oramai è diventato un business il make-up. Ragazzi, è così, ti esce una collezione che tutti ti dicono compra perché è limitata e poi dopo 2 giorni la trovi nella permanente, oramai non c'è più il trucco perché ti piace, oramai ragazzi il make-up è diventato un business veramente enorme, grazie o non grazie, a causa di YouTube e comunque a causa di noi che facciamo queste situazioni. Quindi non so per quanto possa essere giusto, però make-up e basta, 19 minuti. Allora, quindi vi lascio il canale di Francesca nell'info box, andate a darci un'occhiata e fatemi sapere se non vi ho detto bene. Allora, mi ha mandato questi due rossetti, come sapete io la Essence da me non ce l'ho più, io questi non l'avevo neanche visti. Allora, matte, 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 e sono il 13 e il 14. Vi faccio vedere cosa non sono queste meraviglie. Questo qui è quello che vi ho postato su Instagram stamattina. Allora, questo è il 13, ok?
Questo è il 13. Sottotono grigio, oh mio Dio, cosa non è? E questo è il 14. Oh mio Dio, cosa non è? Cioè. Allora, sono, devo dire, i colori più belli che veramente io abbia visto in dei rossetti da un sacco di tempo. Adoro Francesca e la ringrazio con tutto il cuore perché veramente li amo. L'ho usato stamattina e devo dire che sono uscita verso le 12 e mezza, siamo tornate a casa alle 2 e io avevo fumato, avevo bevuto dell'acqua. Sì, qua sopra se n'era andato un po', ma non ci ho messo primer, non ci ho messo niente, non sono stata attenta. E quindi secondo me per il prezzo è comunque alla Essence validissimi, più che validi. Comunque vi farò sapere. Vediamo, veniamo ai prodotti miei, i mortaccini che ho. Allora, di mortaccino comunque non è un mortaccino, però cerco di farvi vedere questi. Allora, vediamo un po'. Le dovevo scegliere prima però. Ah, oddio che male, ho battuto il ginocchio, mamma mia, mamma mia. Oh, oddio. Allora, forse è meglio se vi faccio adesso e poi vi metterò magari dopo il video. Cioè nel senso che ora vi parlo di... No, facciamo così. Allora, io ho questi qui che sono della The Balm. Non ne sento parlare tantissimo, ma devo dire che questi lip sono fantastici, hanno il suo prezzo, perché comunque mi sembra costano sulle 17-18 euro. Però ragazzi, si sa, The Balm è The Balm. No, vedete, poi divento gialla. The Balm è The Balm, sono le neanche le 4 e già se n'è andato via la luce. E devo dire che sono veramente veramente ottimi. Allora, di colore un po' leggermente sul marrone che io ho, se vi interessa fatemelo sapere, vi posso fare un video. Ma allora, io questa è Trustworthy ed è questa. Allora, a parte... Ecco, brava Camilla, non ce la tiro grossa perché c'è... Cioè, se non metto la carta in questo cavolo di posto, potrei quasi diventare una pazza sociopatica per questo. Allora, il colore è questo. Vediamo se... Non lo so, ma... Forse così è più veritiero. Ed è questo colore un po' più rosso acceso, perché loro di questa collezione di rossetti io sinceramente non ho trovato il mortaccino. Mentre c'è un mortaccino scurissimo, favoloso, della Smashbox, che è qualcosa di divino, che però purtroppo qui da noi non c'è naturalmente. Quindi, allora, prodotti da 9 e mezza, 9, non gli do 10 perché non è il colore che mi piace, quindi non può essere perfetto. 9 e mezza, validissimi, ottimi, le adoro. Anzi, vi faccio vedere questo che è Charismatic, che comunque è quello più tendente al marroncino chiaro, molto molto chiaro, però molto caruccio e duraturi a bestia. Altro colore che amo come mortaccino è lo 02 della Kiko, che è questo. Allora, ecco qua, il nostro marrone scuro con sottotono grigio, perché mi si intasa la lingua? Con un sottotono grigio, lo adoro, questo colore mi fa impazzire. Io ne ho tantissime di queste tinte, le ho prese praticamente quasi tutte. Allora, fluoro, devo dire che mi manca comunque il nero. Allora, altro mortaccino, o comunque colore che... Scusatemi, ma sto un palla per questo. Ah no, questo è il viola. Allora, questo è un viola molto molto scuro, vedete? Eccolo qua. Che però, se lo si vede, è un marrone molto molto scuro. Allora, cosa dire di queste tinte? Io ho visto dei video, io volevo prendere pure il nero perché comunque costano 7,90 euro. Quindi fatemi sapere davvero se vi interessa il video. E ora ve lo metto su Instagram. Ora stasera, se riesco, vi farò l'altro trucco, ma non ce la farò. Non sono pippata, mi rendo conto di essere iperattiva e iperagitata, ma voglio vedere sta cavolo di serie che stasera me la tolgano e non ce la faremo mai a vedere la sesta e la quinta. E per 7,90 euro devo dire che non sono male, nel senso, non sono malvagi perché comunque hanno una vastissima gamma di colori e questa secondo me è la cosa principale, la gasta della canza, della fanza trazza. La vasta gamma di colorazioni secondo me è validissima come cosa, perché uno sceglie comunque il colore che più ti aggrada.
7,90 euro. Allora, veniamo al prodotto. Allora, a seconda della colorazione, ci sono colorazioni comunque sono molto più appiccicose sulle labbra, altre meno, ve lo dico perché ne ho tante per quello. Mentre ho visto il video di una ragazza che le definisce dei fail, file, epic foil, quindi delle ciofecate. Allora, per me non sono delle ciofecate, nel senso, sono dei prodotti che per essere costati 7,90 euro, devo dire che a me piacciono tantissimo. Come vasta gamma di colori, lo ridico e l'ho già detto. Basta, Camilla. Vedete questo dove arriva? Allora, quindi, magari semplicemente non hanno questa tenuta esagerata ed estrema, però bimbe, bisogna anche capire che costano 7,90 euro e non sono chissà cosa. Ma hanno detto invece che le altre tinte sono molto più durature. Comunque, queste l'hanno bocciatissime, strabocciate, fangialate. A me non dispiacciono per comunque il prezzo e per la gamma di colori. Non appiccicano alcune sulle labbra, comunque quelle che ho io. Mentre arriviamo agli ultimi. Allora, poi ci sono loro che sono il top del top. Allora, questa non ve la sto nemmeno a dire della Kiko perché è un'edizione limitata e non la troverete più, quindi non ha molto senso. I rossetti però. Allora, vediamo. Allora, questi sono quelli della Wycon, 6,90 euro, questi gli si dà un 10. Colori, gamma di colori a bestia, prezzo bassissimo, durata esagerata. Questi sono davvero, davvero ottimi. Io ve li consiglio veramente tantissimo. Allora, per far sì, mi sa che sta finendo quindi lo ripartiamo. Abbiamo solo 4 minuti perché poi non c'è più posto. Il problema di questi qual è? Che prima di arrivare alla colorazione ci vuole un po' di passate perché tendono ad essere leggermente più meno tronchi di colore, nel senso il loro colore tende, dove cazzarola è? Tende ad essere molto molto meno pigmentati. Vedete anche il grigio? Ci vuole qualche passata in più, però per 6,90 euro, ragazze, un 10. Poi abbiamo quelli della Astra che io ho lo 01 Matte che è un mortaccino favoloso, ma bello, cioè proprio bello bello. Prezzo pagato io 4,90 euro, non è un mortaccino perché comunque il colore non è tendente al grigio, ma è più tendente al caldo. 4,90 euro, promossissimi, durano parecchio. E se avete qualche comunque tinta da prendere, se l'avete nelle vicinanze, ne vale davvero davvero tantissimo la pena, ragazze. Questi sono 9,5. Poi abbiamo un altro della Wycon che è molto bello, però è edizione limitata, quindi non ve lo faccio vedere. Adesso abbiamo gli Epic Fail. Allora, questi sono gli Epic Fail più Epic Fail che esistono. Io ho queste tre colorazioni e purtroppo di bellissimo c'è anche un grigio fantastico. Allora, questi sono della L'Oreal, sono delle tinte labbra, comunque sia, molto comode. L'altra che ho, il colore che è più bello, che è comunque molto simile a questo qui, quindi con il sottotono grigio, tendente al viola, è fantastico, ragazzi, il colore. Purtroppo, ragazze, non durano. Questa è il packaging, ottimo anche per portare in borsa, pazzesco. Ma, oh mio Dio, cioè impegnatevi di più la prossima volta. Allora, come vasta gamma di colori, devo dire che ci siamo. Hanno un odore che è paradisiaco e hanno una particolarità. Io quando me le do sulle labbra, sento le labbra che cominciano a si sentono formicolare, come se ci fosse all'interno una sostanza che me le fa formicolare. Solo loro, Però, ragazze, durano quanto alle vecchie, niente, cioè te le dai, esci di casa, fumi una sigaretta, ti lecchi le labbra una volta, non c'hai più niente. Quindi queste sono veramente, veramente il prodotto peggiore che io abbia mai, mai provato. Molto peggio delle fialette di eBay, molto peggio delle dupe che ho, delle fake. Oh mio Dio, sono pessime, anche se quel colore ho è fantastico. E poi abbiamo due rossetti della Kiko, che devo dire che sono molto belli. Adesso vi faccio vedere solo questo, che è il numero Velvet Passion, numero 332. Il colore è questo, molto 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 simile a eccolo qua,
Brava Kami. Yeah! Forza Kami. Allora, eccolo qua. Colore molto molto simile ai mortaccini. Lo adoro. Non mi ricordo quanto costano, però hanno, devo dire, una durata abbastanza buona per essere comunque dei rossetti. Quindi questi qui della Kiko io veramente ve le promuovo parecchio, mi piacciono. Avevo anche un altro colore ma non lo trovo. E un altro rossetto, vabbè, sono quelli della LA Girl, che io ho sto grigio che è qualcosa di... Oh mio Dio, vabbè, però andiamo sul grigio, quindi potrei far vedere pure la Smashbox. Va buono, ho finito il tempo, non ho più tempo a disposizione. Spero che questo video vi possa essere stato utile per passare un po' di tempo insieme e per farvi vedere qualche tinta. Se avete comunque dei video da chiedermi, non esitate, sto finendo i secondi. Cercherò di mettervi nell'info box tutti i colori, ma non credo riuscirò con i prezzi. Io vi mando un bacio, siete il mio più grande sostegno. Vi